E veniamo al libro di Manicaldi, che è un libro, lo dico da libraio e da lettore, che intanto per cominciare è un libro breve. Non è così usuale. In questi tempi di grandi prosopopee, di grandi affabulazioni, escono libri di 800, 900 pagine, 5 volumi da 500 pagine. E quindi io, che sono anche un po' saturo per il mestiere che faccio, ho immediatamente detto: oh, finalmente un libro di umilissime sole 80 pagine, no? 9 euro. 9 euro, è anche un prezzo, abbordabile. Dopodiché l'ho letto e, insomma, è lì è nata in verità la decisione di invitarlo immediatamente, perché l'ho trovato un libro bellissimo, necessario, semplice, chiaro, cristallino, importante, direi assolutamente imprescindibile in questo momento. Questo discorso sulla politica, l'etica e la spiritualità. C'è di più. Mentre lo leggevo, ho pensato che sarebbe stato anche un bellissimo libro da portare a scuola. Io ogni tanto riesco a strappare degli incontri a Lucia Mongiano del liceo classico, che è qua presente e che naturalmente la ringrazio, e quindi ho immediatamente pensato a un lavoro su questo libro, soprattutto per le quinte, perché è un libro che cita filosofi, Hannah Arendt, Max Weber ed altri filosofi che in qualche modo si fanno, o che magari, anche se non si fanno completamente, questa può essere l'occasione per parlarne. E quindi ho chiesto al mio amico professor Luca Scognamillo se era in qualche modo interessato. In sostanza gli ho fatto una duplice proposta: la prima era di venire qua questa sera a presentare Manicaldi con me, e la seconda era quella se gli avrebbe fatto piacere di farlo in futuro al liceo, e anche lui mi ha detto che effettivamente è un libro molto interessante anche per un pubblico di giovani studenti. Quindi Luciano, preparati perché ti arriverà un altro libro. Detto questo, vorrei iniziare questo libro, anzi adesso te lo chiedo Luciano, è un libro che è contenuto anche in un altro libro, no? Che è quello di Luigi La Mortara, che è un libro che è uscito per Vita e Pensiero, ha lo stesso titolo, là ne ho una copia, Spiritualità e Politica. All'interno è contenuto il saggio di Luciano Manicaldi, più altri saggi, sempre in qualche modo sullo stesso tema, di filosofi, epistemologi, teologi, eccetera. Vorrei iniziare con Luciano leggendo l'incipit del libro di Vita e Pensiero curato dalla Mortara, e dice: l'essere umano è per definizione aristotelica un animale politico, cioè un essere che vive nella polis. Ma questa sua dimensione plurale è intimamente connessa alla dimensione della singolarità, che indica non solo l'originalità unica di ciascun essere umano, ma il suo essere solo di fronte al progetto dell'esistenza. Quando la coscienza fa esperienza della solitudine dell'esserci, sente la tensione alla trascendenza, alla ricerca del proprio modo di dare corpo alle differenti possibilità di esserci. Questo significa confrontarsi con le questioni essenziali del vivere, le questioni di significato, quelle per le quali ne va del senso dell'esserci, e che è necessario esaminare per trovare quei chiarori necessari a diradare le ombre che accompagnano il processo di costruzione del senso dell'esistenza e disegnare un orizzonte alla luce del quale trovare la misura misurante del nostro camminare nel tempo. Questo lavoro di pensare le questioni essenziali costituisce il cuore della pratica di spiritualità di cui l'anima ha necessità per fare fiorire l'esistenza. Ma la spiritualità chiusa nel recinto della vita privata diventa arida. Il senso delle pratiche di spiritualità sta nel trovare le strade per dare forma a quella vita buona che costituisce il senso del lavoro politico. La politica oggi più che in passato ha urgenza di essere ripensata come quella pratica che è al servizio della comunità, orientata a costruire una polis dove vivere una vita giusta, bella e buona.
Se è vero, come afferma Agostino, che l'essere umano è nato per incominciare, allora è tempo di dare inizio a un nuovo modo di dare forma alla nostra sostanza singolare e plurale, coltivando una spiritualità che guarda alla politica e una politica che si nutre di spiritualità. Ecco, io vorrei proprio partire dall'incipit di questo libro, cioè sulla riflessione dell'uomo come animale politico. E chiarisco che non avremmo intenzione, visto che il libro è molto breve, di saturarlo in tutti i suoi argomenti e di raccontarvi cosa dice. Quello ci sembra più logico che lo leggiate, anche perché è scritto benissimo e ha un percorso logico assolutamente degno di rispetto. Affronteremo però i temi di cui il libro parla, quindi insomma gli giriamo intorno, no? Cercando da una parte di incuriosirvi e dall'altra anche di dirvi il libro di che cosa parla. Allora, proprio da questo incipit dell'uomo come animale politico, volevo chiedere a Luciano com'è oggi questo animale politico, cioè l'animale politico di Aristotele rispetto all'animale politico di oggi. È un animale politico che guarda avanti, pensa e ama in grande. Ho appena letto un libro di Ernesto Rivero del Serni che dice: a 20 anni noi non pensavamo di combattere la fame, pensavamo di sradicarla, no? Nel senso che, come dire, c'era un pensiero che sognava in grande, che aveva delle grandi ambizioni. Allora ti chiedo, l'animale politico oggi pensa e ama in grande, come dice Oliviero a proposito dei suoi 20 anni, o la politica è ridotta a un'amministrazione, a una gestione delle incombenze pratiche, senza sogni, senza progetti di lungo periodo, ridotta in tempistiche brevi, del tutto e subito? Sì, beh, buonasera anzitutto e benvenuti. Quando Aristotele parla dell'uomo come essere politico, come zoon politikon, aggiunge subito che è l'essere che ha la parola, lo zoon logon ekon. Dunque il primo elemento caratterizzante la politica è la parola. È attraverso la parola che del resto noi costruiamo, attraverso il dialogo, la concertazione, l'alleanza, arriviamo a stabilire, a rendere vivibile la nostra società. E direi che da Aristotele a Hannah Arendt, che dice espressamente che dove c'è linguaggio c'è politica, ecco, una prima dimensione della politica riguarda la parola. Già qui potremmo dire che esaminando l'uso della parola nello spazio, da un lato, della grande comunicazione, ma poi in bocca ai responsabili della politica oggi, avremmo molto da dire e soprattutto da ridire e da fare delle critiche davvero molto feroci e spietate, perché laddove la parola viene abusata, diventa menzogna. Sappiamo benissimo come a partire da menzogne diffuse anche da grandi quotidiani sono scoppiate guerre anche recentemente, se vogliamo niente di nuovo nella storia, tuttavia queste sono le realtà a cui ci troviamo di fronte. Lo strame che viene fatto della parola oggi è uno degli elementi che ci porta a dare uno sguardo molto critico sul piano della politica, laddove la parola viene abusata, viene inflazionata e svuotata dall'interno, perde di affidabilità, è il terreno comune della democrazia che viene minato. E lì si aprono certamente le possibili derive autoritarie. Dal potere della parola si rischia di passare alla parola del potere, dove ha importanza solo il capo e qualunque cosa lui dica. Ma c'è un altro problema che riguarda la politica oggi e riguarda il tempo. Tu vi hai fatto un accenno, io credo che il problema del tempo sia oggi uno dei problemi cruciali. Dal 2007 più o meno tutti diciamo siamo in tempi di crisi, ma forse ci potremmo chiedere se non stiamo vivendo una grande crisi del tempo, capite l'espressione, crisi del rapporto con il tempo. E questo sì che è un problema devastante, a mio modo di vedere, perché riguarda la nostra vita quotidiana dal mattino alla sera e riguarda
la vita di una democrazia rappresentativa, che ha bisogno di tempi, e di tempi anche lunghi, che non possono essere appiattiti sulla scadenza elettorale immediata, non possono essere appiattiti sul tutto e subito, su risultati obiettivi di medio o cortissimo termine. Questa è una politica senza respiro, questa è una politica indegna di questo nome, diciamo così. Ma qui ci troviamo di fronte a un problema a monte, un problema culturale, a mio modo di vedere, in cui oggi siamo immersi, di cui forse non vediamo ancora con chiarezza la possibilità di uscirne. Come viviamo il tempo? Oggi i tempi sono frammentati, accelerati, atomizzati, susseguenti, incalzanti. Rischiamo di non avere la percezione del tempo, ma ogni grande costruzione umana, e evidentemente anche una costruzione politica, ha necessità di tempi, e di tempi adeguati, come ce l'ha l'educazione, come ce l'ha la maturazione di una persona, e così via. Ecco, qui noi ci troviamo di fronte a un problema, a mio modo di vedere, etico, anzitutto. Abbiamo smarrito, scusate, etico, siamo di fronte a un problema culturale che ci impedisce di vedere il futuro. Siamo appiattiti su un presente immemore e che non riesce ad aprirsi al futuro. Ecco, e questo, a mio modo di vedere, è un grave problema che riguarda la costruzione dell'individuo, la crescita personale, ma riguarda anche la crescita della comunità. Giustamente Luigina Mortari nell'inizio di questo testo parla della dimensione spirituale come di qualche cosa che, voi lo capite, non è immediatamente religioso o confessionale, ma ha a che fare con la costruzione comune del senso del vivere, che riguarda dunque tanto l'individuo quanto la collettività. Ogni uomo è chiamato a costruire se stesso, ma costruire se stesso significa anche costruire un noi. Martin Buber, divento io dicendo tu, una interiorità degna di questo nome non significa per niente una dimensione intimistica, significa prendere sul serio visibile e invisibile, interno ed esterno, e comprendere che l'io non esiste senza un tu, senza un noi, e che dunque il divenire del singolo è strettamente intrecciato alla dimensione anche della collettività. Per Hannah Arendt, e chiudo questo primo intervento, la politica nasce dalla pluralità e dalla diversità degli umani. Si tratta di governare la pluralità e la diversità degli umani custodendoli nella libertà, e la libertà è la capacità di dare inizio a qualcosa di nuovo. Ed è lì che raggiungiamo quello che la citazione di Agostino che fa Luigina Mortari, dove la politica, dove si tratta di dare inizio a qualche cosa di nuovo. Per questo, per esempio, nel libro ho a un certo punto parlato di dimensioni da recuperare anche nello spazio politico, ma che sono dimensioni dell'interiorità, dell'immaginazione. Immaginare qualche cosa di nuovo, la creatività, che sono esattamente la capacità di dare inizio a qualche cosa di nuovo. Una politica degna di questo nome sa aprire prospettive, sa offrire alternative, sa dunque offrire un futuro. Si percepisce appunto la dimensione proprio di responsabilità della politica. Essere responsabili di una collettività, degli altri, e anche essere responsabili del futuro. Certo, questo richiede visione, richiede una capacità dell'uomo politico di saper guardare ben oltre il proprio naso, ben oltre il proprio interesse di parte, e questo, diciamo così, che non è una dote proprio diffusissima. Quello è un tuo d'accordo. È difficile intervenire perché ci sono almeno 5-6 spunti dalle cose che avete detto, tra i quali mi ero anche preparato qualcosa. Ne scelgo uno. Prima Davide parlava di una, e anche si è concluso l'intervento parlando di una politica che ha il coraggio di immaginare, che non vive
navigazione di piccolo cabotaggio, che ha la capacità di progettare, che tutto questo deve nascere prima, devono ritrovare se stessi, no? In un certo senso, se la politica è donazione, servizio, Paolo VI diceva, la più alta forma di carità, in qualche modo è come se non posso donarmi se prima non mi possiedo, quindi bisogna ritrovare l'interiorità e le domande. Però restando al discorso della progettualità, a pagina 32 mi permetto di citare: l'utopia non dovrà pervertirsi in ideologia, ma restare a servizio della realtà e non cercare di piegare la realtà al proprio progetto ideale. La conferenza di Weber, dalla quale si parte in questo libro, è del 1919, e si era appena chiuso un massacro e se ne stava preparando un altro, nel secolo più feroce della storia dell'umanità, no? E in fondo è stato fatto non soltanto in nome di interessi, ma anche di grandi visioni di trasformazione e di grandi ponti aperti verso un futuro che doveva essere paradisiaco ed è stato infernale. Allora, la domanda che mi viene è questa: in base a quale nozione di realtà e in definitiva di verità si può distinguere l'utopia dall'ideologia? Ma penso, adesso non ricordo più, ma che quelle cose le ho scritto parlando dell'immaginazione, sì. E credo che, ecco, questa dentro l'immaginazione è di nuovo una dimensione che unisce interiorità, quindi se volete una dimensione spirituale, invisibile, ma che ha un impatto estremamente forte sulla realtà. A me colpisce sempre che nella Bibbia il momento più probabilmente oscuro dal punto di vista storico, per certi aspetti anche della fede, il tempo dell'esilio, quindi della perdita dell'autonomia politica, la deportazione di gran parte degli abitanti di Gerusalemme e di terra di Israele in terra straniera, è stato anche il luogo in cui si sono forgiate le attese, le utopie, le immagini di futuro più audaci, fino al punto che lì si sono arrivati ad immaginare, ad esempio, la prospettiva possibile di una società non violenta. A volte si dice di quanta violenza c'è nella Bibbia, vero, verissimo, e tuttavia a me stupisce non tanto il fatto che all'interno della Bibbia ci sia scorra tanto sangue, la Bibbia è realistica, è una, come dire, no, smaschera la violenza anche quando viene fatta, diciamo così, dai buoni, da quelli che non dovrebbero fare violenza. La Bibbia osa denunciare il peccato della violenza, perché solo smascherandolo e dicendolo si può arrivare ad attraversarlo e ad intravedere delle possibili vie di fuoriuscita, di desacralizzazione della violenza. E nella Bibbia, Isaia, Michea, si arriva addirittura a forgiare l'utopia della società non violenta, della società in cui forgeranno le loro spade in aratri, le loro lance in vomeri, dunque da armi a strumenti di lavoro. Ecco, allora, l'immaginazione come facoltà che, se anche spesso è stata tanto denigrata, anche nella storia della filosofia, ha trovato tanti denigratori che l'hanno assimilata a fantasie, in realtà l'immaginazione è una straordinaria potenzialità umana. Quando voi cominciate a immaginare qualche cosa che non c'è, questa cosa è una cosa che non c'è ancora, inizia il non ancora, perché questa cosa abita già in quel potente luogo che è la mente umana. Certo, poi la cosa immaginata dovrà urtarsi, scontrarsi con la realtà fino a trovare e dunque essere corretta, altrimenti sì, diventa davvero ideologia che si impone sulla realtà, fa violenza alla realtà e fa strame dei viventi. E santo cielo quanto è successo! Ma se ciò che viene immaginato si urta, scontra con la realtà, arriva a trovare dunque un aggiustamento, se vogliamo anche un compromesso. Come dire, l'uomo è andato sulla Luna nel 1969, ma ha cominciato a immaginare il viaggio sulla Luna millenni prima, del primo secolo, Plutarco, il viaggio sulla Luna e infiniti altri. Certo che non bastava mettersi le ali di Icaro sulle spalle per andare sulla Luna, c'è voluto del tempo per arrivare, uno scontro con la realtà, uno sviluppo della tecnologia, per arrivare a rendere realizzabile ciò che era solo immaginato. Ecco,
è questo scontro con la realtà, con la fattibilità, che chiede all'immaginazione di essere umile. Fuori dell'umiltà essa diventa davvero un'ideologia che schiaccia e che non tiene conto della realtà, non tiene conto delle vite degli altri. Ecco, mi pare che l'immaginazione abbia questa enorme potenzialità, ma certo deve avere anche il coraggio della umiltà, il coraggio di questo incontro, scontro con la realtà, che io davvero non metterei sotto altro nome se non quello di umiltà, e forse la differenza è lì tra utopia e ideologia. Sposto un attimo il tema, anche se poi alla fine, come vedrete, rimaniamo sempre lì. Il nostro è certamente un secolo che ha depositato moltissima fiducia nella scienza, e la scienza credo che abbia ripagato questi ultimi secoli della fiducia che in qualche modo gli è stata data, anche se dovremmo forse riflettere di più sui suoi prodotti, cioè sulle tecnologie, che non sono la stessa cosa della scienza, ma sono lo scatolame della scienza, e quindi su questo forse una riflessione la dovremmo fare. Ma a parte questo, depositare molta fiducia nella scienza significa, ammesso che la fiducia sia quantitativamente misurabile, non lo è, comunque depositarne molto nella scienza significa in qualche modo depositarne un po' meno in qualcos'altro, no? Cioè, un secolo fortemente scientista è un secolo che forse perde dei pezzi, no? Perde dei pezzi che sono quella parte che non rientra nella scienza. Questi pezzi possono essere anche molto importanti, no? E quindi ti chiedo, che cosa sfugge alla scienza? Cosa perdiamo se destiniamo a lei buona parte della nostra fiducia? E mi pare che qui il territorio in qualche modo è sempre quello della spiritualità. Jaspers diceva che il filosofo dell'epoca della scienza e della tecnologia ha il compito di tenere aperta la porta sul trascendente, sulla trascendenza, no? Che la trascendenza non è qualcosa così, come dire, aria fritta. Se, per esempio, rispetto a quello che diceva prima Manicardi, è quell'essere che non è ancora, ma che magari lo immaginiamo e un bel giorno sarà, no? Allora, vorrei una riflessione tua su scienza, trascendenza e spiritualità. Non è una domanda per niente semplice, anzi, al tempo stesso credo che di nuovo quello che si è stato di dire prima sul tema della umiltà si possa applicare anche a questo. Forse dovessi usare una categoria biblica, la categoria biblica che potrebbe venire in aiuto per cercare di porre insieme scienza, trascendenza, spiritualità, è la categoria dell'idolatria. Vale a dire la non assolutizzazione del penultimo. Una spiritualità degna di questo nome non solo non è, a mio modo di vedere, per nulla contraria alla scienza e al lavoro che la scienza fa, al tempo stesso dovrebbe avere il compito di come dire, mitigare i tentativi di assolutezza, di assolutizzazione, la pretesa di assolutizzazione che potrebbe avere la scienza. Solo restando all'interno di una pratica di umiltà, uso questa parola che, se non ricordo male, utilizzava anche alcuni grandi storici, mi sembra Raymond Aronne e altri, per indicare il metodo storico, per non assolutizzare un metodo. L'umiltà come adesione alla realtà è ciò che consente anche alla ricerca scientifica di non assolutizzarsi, quindi di non diventare idoli, quindi alla fin fine di non arrivare a produrre degli esiti mortiferi più che vitali. Da questo punto di vista, la trascendenza come orizzonte ulteriore di, e questo mi sembra estremamente interessante. La scienza era Popper che aveva formulato il principio di falsificabilità: è scientifico ciò che è dimostrato, ma è anche falsificabile, altrimenti siamo all'interno di un'ipotesi religiosa, teologica, e a quel punto lì, beh, non c'entra più niente la scienza. Da questo punto di vista, io credo che di nuovo, appunto, forse questa categoria, che spero venga ben capita, di umiltà, potrebbe essere un buon criterio
per rendere, per umanizzare, diciamo così, anche la scienza, altrimenti davvero il rischio è l'idolatria. L'idolatria è sempre l'assolutizzazione del penultimo, il fare di un mezzo renderlo un fine. Il risultato è sempre una disumanizzazione. Mi preparo qualcosa e poi quello che dite di fare vi mette qualcos'altro, come ogni volta che il gioco della filosofia. Mi ha fatto venire in mente una cosa, l'osservazione di Davide e anche la risposta, cioè che sembra incredibile, ma siamo ancora qui a combattere contro lo scientismo, cioè la trasformazione della scienza in una sorta di pseudo religione, un'idolatria, come è stato detto bene. Ecco, c'è una traccia, secondo me, molto interessante nel libro, che è quella nella quale si parla della volontà. Della volontà e del desiderio, ma in un senso alto, perché se c'è un'altra eredità che è passata, diciamo così, nella cultura di massa, e presentandosi come nobile dal punto di vista delle sue origini, quindi certificata dai crismi della scientificità e della filosofia, è l'aver appiattito la volontà e il desiderio sulla pulsione, mentre qui in questo libro si parla della volontà, si sente che è tutt'altro, anche della capacità di coltivare la propria volontà, educare la propria volontà, prendere distanze, il non desiderare è appunto la capacità di sapere quale desiderio coltivare e quale no. E questo lo trovo estremamente utile, estremamente interessante, anche avendo a che fare con i ragazzi, non per ripetere la tiritera che da millenni si ripete, però è vero che questo tempo educa di più a rispondere a uno stimolo che non a riflettere. Anche soltanto nei giochi, una volta i giochi si inventavano, non si aveva niente, si stava nel cortile, si inventava un mondo, si andava a cavallo di una scopa, la scopa era un cavallo e la chitarra era una spada, come diceva un cantante, e chi non ci credeva era un pirata. Adesso c'è un qualcosa che ci dà uno stimolo e noi rispondiamo. Adesso di nuovo, io non sono uno di quelli che è cresciuto spaccando il ghiaccio nel catino per lavarsi la faccia, per carità. Sono della generazione del plasma, però è vero che noi abbiamo il frigo pieno e la gallina già spennata e già viscerata, ma io sono ancora andato a caccia di un coniglio con un bastone per picchiarlo sulla testa, come ci ha mandato mia nonna. Ecco, tutte queste cose sono, che si perdono un pochettino, diseducano, cioè educano a considerare la volontà soltanto come pulsione, e quindi immediatamente stimolo risposta, si allevano alla fine anche dei soldati e non degli esseri pensanti. Sì. Io credo che la volontà meriterebbe un discorso approfondito. Per esempio, la volontà è stato il grande rimosso della psicanalisi. Farber, che io ricordi, è l'unico che ha usato affrontare anche da un punto di vista psicanalitico il discorso della volontà. Ma mi sembra che sia stata una dimensione molto rimossa, appunto. È vero, se ne è fatto anche un pessimo uso della volontà in ambito pedagogico, e tuttavia la volontà è una dimensione costitutiva dell'essere umano. È una dimensione anche complessa, ma che dice della maturità di un essere umano. Per Nietzsche la volontà è la facoltà del due in uno, dove il due in uno per lui significa che nella volontà l'uomo deve essere colui che comanda e che obbedisce al tempo stesso. Ma questo significa che l'uomo che ha una volontà ha un obiettivo, che fosse ben solo: cerco di laurearmi nei 3 anni prescritti, dunque per questo sì, per questo fine dico dei no, dunque mi do un comando e mi obbedisco. Questo sviluppa una dialogicità, questo sviluppa una capacità di dominare me stesso, di avere delle radici, di avere delle motivazioni e di sapere anche governarmi. Ma se io non so governare me stesso, potrò arrivare anche ad avere relazioni e governare qualcosa d'altro? La volontà è una dimensione, non è l'unica, ci mancherebbe, ma è una dimensione che non possiamo dimenticare nella costruzione dell'uomo maturo, della maturità umana, perché significa che l'uomo che arriva a essere anche risoluto, non irrisolto, che arriva a essere
capace di decisioni, capace di azione, e queste sono essenziali in uno spazio politico, evidentemente. Dunque la capacità di volere è una dimensione, io ritengo, essenziale, di nuovo, per l'edificazione di sé, ma anche evidentemente per l'edificazione di una comunità, per l'edificazione e dunque per un lavoro politico. Da questo punto di vista davvero occorrerebbe un ripensamento oggi di questo tema della volontà, che mi sembra altrimenti non solo molto dimenticato, ma che anche sul piano pedagogico, sul piano questa sia una carenza che viene scontata, che viene pagata, ecco, da chi a questo non è fatto a pezzo. Volontà significa anche, ad esempio, capacità di imporsi, di capacità anche di soffrire, di sforzarsi. Queste dimensioni vanno, ci sono nella vita, è inutile mascherarle o far finta che non ci possano o debbano essere. La vita le presenterà, e dunque abituarsi anche a questo, anche in uno spazio educativo, essere introdotti al fatto che c'è un prezzo per acquistare qualche cosa, per raggiungerlo, e che questo prezzo è un volere, dunque è un prezzo che devo pagare io stesso. Questo secondo me è essenziale, è decisivo. Senti Luciano, tu sei un biblista e nella Bibbia si parla spesso di popolo, il popolo di Israele, giusto per fare un esempio. Anche oggi viene spesso invocata questa parola, e viene invocata come un tutt'uno, come se fosse una cosa certa e definita, una volta per tutte, sganciato da qualsiasi dialettica, privato di ogni mediazione tra i diversi gruppi che in qualche modo lo costituiscono, e da ogni sua forma organizzata. Sembra che il popolo, insomma, non sia composto di classi, non sia organizzato in sindacato, non sia organizzato in forme di associazionismo, eccetera. Si parla del popolo come qualcosa così che arriva dal cielo, tutti in un blocco, tutti d'accordo. Anche altre parole oggi sono soggette un po' allo stesso destino, quindi, cioè, quando utilizziamo la parola popolo così sganciata dalla realtà e da tutte le sue componenti, perché il popolo non è un concetto unico, è un concetto assolutamente dialettico, vuol dire che il popolo lo stiamo usando come un'arma, no? La stessa cosa accade con la giustizia, che diventa giustizialismo, la bontà, che diventa buonismo. E ogni volta che si parla di attenzione al popolo, naturalmente si parla di populismo. Io vorrei che tu ne parli di questo nel libro moltissimo, anzi, una delle parti più, diciamo così, importanti, mi è sembrato di capire, è proprio quello dell'etica della parola, no? Che in qualche modo l'abbiamo già accennata, ma senza appunto anticipare troppo dei contenuti del libro, mi sembra che sia un tema assolutamente importante di questi tempi. Qui no, credo che il problema sia davvero molto molto urgente, soprattutto sul piano politico. Certo, gli ultimi 20 anni in Italia ce l'hanno mostrato in una maniera lampante, ma non riguarda certo solo i confini nazionali. Noi abbiamo visto lo strame della parola. Ora, occorre ricordare che la parola è un'azione. Parlare è agire. Con le parole si fanno delle cose. E voi avrete fatto l'esperienza che delle parole vi hanno fatto male, psicologicamente, moralmente, ma per una parola si può arrivare a uccidersi. Una calunnia uccide, una menzogna rovina una relazione, distrugge una vita coniugale e così via. Si perde la fiducia quando la parola, quando una promessa non è mantenuta. Pensate ad esempio al discorso delle promesse, uno dei discorsi tra l'altro politici più il discorso elettorale, quante promesse regolarmente poi smentite e non mantenute. Ma se la promessa non viene mantenuta, si perde la fiducia. Questo è forse uno degli elementi anche che stanno al cuore della crisi generazionale tra anziani e giovani, governanti e cittadini e così via.
Ma ecco, ciò che a mio modo di vedere va ricordato è che ogni parola ha un aspetto etico. In cosa consiste l'aspetto etico? Consiste nel fatto che ogni parola, dicono i linguisti, ha una valenza espressiva, vale a dire io, anche se sto parlando della bottiglia d'acqua che ho qui davanti, parlo in qualche modo di me stesso e a partire da me stesso. Dunque ogni parola richiede il rispetto di me stesso e dunque che io parli con sincerità, cercando di onorare la verità, di non essere volutamente un menzognero. Kant ha delle espressioni estremamente oltranziste, oserei dire, sulla menzogna. Avete presente nell'esempio che fa: io non posso dire la menzogna neanche di fronte a colui che viene a bussare a casa mia per cercare la persona che io nascondo per ucciderla. Posizione che indubbiamente può suscitare qualche dubbio, diciamo così. Tuttavia è rispetto della mia dignità umana, di la sincerità. Secondo, quando io parlo ho dei destinatari, i linguisti parlano di funzione appellativa, cioè mi rivolgo a qualcuno, dunque devo rispettare l'altro. Cosa significa rispettare l'altro? Che le parole che dico devo commisurarle all'altro. L'altro è contenuto, non è solo il bidone in cui getto le parole che dico, e dunque determina il mio modo di parlare. Io devo ascoltare l'ascolto dell'altro per poter parlare in modo che lui comprenda, altrimenti faccio violenza, altrimenti probabilmente sto manipolando, altrimenti probabilmente sto abusando e cercando di creare un consenso. Quindi, ma terzo elemento, dunque rispetto di sé, rispetto dell'altro, rispetto della parola. Rispetto della parola. Si parla spesso di missioni umanitarie. Beh, andiamo a vedere a che cosa ci sta dietro. Magari ci sta dietro dei bombardamenti che colpiscono civili. Abbiamo fatto una grande mistificazione, una grande, come dire, manomissione della parola, come ne parla caro figlio in quel bel libro sulla manomissione della parola. Ecco, io credo che qui ci sia un problema politico radicale, intendiamoci, un problema che riguarda le relazioni interpersonali tra genitori e figli, eccetera. Tuttavia qui c'è un problema politico decisivo: ritrovare una pulizia della parola e ritrovare dunque una etica della parola, altrimenti il terreno comune si sfilaccia e la democrazia ne viene corrosa. E gli esiti quali saranno? Punto di domanda. Mi ha molto colpito tempo fa, che facevo delle ricerche sul tema della parola, nel Medioevo sono stati scritti dei manuali sui peccati della lingua. Ci sono dei trattati in cui ci sono decine e decine di deviazioni, tutte elencate, tutte ben classificate: la mormorazione, l'adulazione, la calunnia, il mutismo, la bestemmia, la menzogna, ce n'è una infinità, ma dove questa casistica in realtà è estremamente utile per nominare le tantissime vie di perversione della parola che noi mettiamo in atto e che sono sempre vie di perversione della realtà per manipolare le persone e giungere a un obiettivo che normalmente è potere. Cambiano i tempi, cambia, e dal latino possiamo passare all'italiano, ma guardate che la dinamica è sempre quella. E oggi, con l'imperversare della comunicazione e con quella che alcuni chiamano ideologia della comunicazione o idolatria della comunicazione, si rischia di svilire la parola proprio inflazionandola. Un bel testo di Eliot, in un coro di un suo testo poetico, dice: dov'è la vita che abbiamo perso vivendo? Dov'è la conoscenza che abbiamo perso con l'informazione? Dov'è la sapienza che abbiamo perso con la conoscenza? Qualcosa del genere. Riprendendo il tutto,
noi scopriamo che oggi siamo all'interno di un diluvio di informazioni di cui spesso non riusciamo a seguire le tracce fino a giungere a una certa conoscenza dei fatti, ma men che meno dalla conoscenza passare a ciò che sarebbe veramente umano e veramente interessante, la sapienza, cioè un sapere amico del tempo e delle cose, amico degli altri, capace di instaurare delle buone relazioni e dunque di tendere a una vita, come diceva Luigina Mortari, buona, giusta e bella. Questo mi sembra un problema davvero serio, questo di ritrovare un'etica della parola, ritrovare una capacità di una parola pulita e una capacità anche di sincerità. Vi rimando a quel bellissimo, brevissimo saggio di Montesquieu, Elogio della sincerità, quando arriva a dire che la persona sincera è quanto di più è aborrito. Ed è spesso così, una persona che dice ciò che pensa suscita una spesso la ribellione, la rivolta, la volontà di schiacciamento, di zittire, è insopportabile. Perché lui dice? Perché ci mostra quali veramente siamo, ci mostra nella nostra deformità che non vogliamo vedere, non accettiamo che qualcuno ce lo dica. Ecco, tra le altre cose per cui vi consiglio vivamente di acquistare, di leggere questo libro, è che pur essendo il punto di arrivo di un insieme meraviglioso di tradizioni, dalle radici profonde, solide e tutte da preservare, da riscoprire, dà anche qua e là dei piccoli consigli di lettura che vanno dal piccolo scritto del classico a alcune cose uscite da poco che sono veramente meritevoli. E non è un libro zeppo di note, zeppo di citazioni, ma quelle che ci sono danno veramente da leggere cose buone. Ecco, io una parte che ho particolarmente apprezzato è l'ultima, quella sulla parola della morte. In quella parte si fanno delle riflessioni su che cos'è che faccia la polis, no? In qualche maniera si intuisce, come è stato già anticipato prima facendo riferimento alla vicenda del popolo di Israele durante l'esilio, il popolo non nasce dal sangue neanche dal suolo, non nasce dal suolo perché dal suolo prima o poi si tocca andare via, perché c'è la carestia, vedi il trasferimento dei figli di Giacobbe in Egitto, perché c'è l'esilio, insomma dal suolo siamo scacciati in qualche maniera. E anche il sangue, perché insomma da quando c'è l'esogamia in qualche maniera il sangue si mescola, certo. Non per nulla, dalle faide degli insulari, i quali non hanno altri nemici che non i loro stessi vicini di casa, che però perlomeno sono di un'altra famiglia, a Romeo e Giulietta. Quindi né sangue né suolo fanno la polis, ma è il logos, la parola, si dice, no? Certo. Ecco, però... sono pienamente d'accordo, ma qui i problemi cominciano, non finiscono, perché Weber dice la politica è dedizione alla causa, e la causa, proprio lui che è quello del disincanto, dice la causa è questione di fede. Non per nulla nel libro si cita anche qualche intellettuale occidentale che ha subito il fascino della rivoluzione comunista, perché ha trovato una politica dalle radici spirituali. E allora? E allora tutto è molto interessante, sì, anche molto problematico, ma mi interessa innanzitutto il primo nesso, la politica e la morte. Come dire, se la parola è all'origine dell'attività politica dell'uomo, e se la comunità degli umani, la polis, è inscindibilmente connessa alla capacità di parola, appunto noi possiamo dire che la polis è la comunità dei parlanti. Una società sta in piedi perché c'è dialogo, c'è concertazione, perché certe parole arrivano a essere lette a leggi a cui tutti si sottomettono, eccetera. Tuttavia, probabilmente l'uomo vive la politica per combattere la morte. Ecco, il discorso non è così semplice, ma
possiamo dire questo, voi sapete che l'essere umano è l'unico essere che è cosciente della morte, e la cultura è probabilmente nata dal fatto che l'uomo sa di dover morire. Dunque la cultura è lo strumento antimnemonico che l'uomo ha elaborato per dimenticare, diciamo così, o per combattere la sua lotta in perdita contro la morte. La morte è la parola originaria. Io credo profondamente a questo, e nel mio modo di leggere anche la scrittura non fatico a trovare tutto questo anche all'interno di una lettura sapienziale di Genesi 2 e 3, dove la morte parla all'interno dell'uomo. Chi di voi conosce i testi di Genesi, perdonate questo breve excursus biblico, ma insomma la Bibbia mi abita abbastanza. La prima parola che Dio rivolge all'uomo è Genesi 2, 16, 17, mangia di tutti gli alberi del giardino, ma di quello dell'albero che sta in mezzo al giardino tu non mangerai, perché qualora ne mangiassi, morire, tu morirai, con un'espressione ebraica con raddoppiamento del verbo morire, che fa sì che la morte già ci sia. La prima parola di Dio già dice la morte, la quale agisce, la quale parla nell'uomo e che condurrà l'uomo, o meglio, la paura della morte, l'angoscia che questo suscita nell'uomo, condurrà l'uomo, diciamo così, alla trasgressione, ecco. Ma appunto la morte è parola originaria, e come dire, l'uomo è politico, l'uomo desidera la comunità, la polis, perché è parlante, ma anche perché è mortale. Del resto già l'antica democrazia greca aveva elaborato delle strategie di immortalità esattamente di tipo politico. Il giovane che muore in battaglia eroicamente vince quei due grandi nemici della Grecia, la vecchiaia e la morte, e morendo giovane ma da eroe si vede immortalato dal canto degli aedi che tramandano di generazione in generazione la sua, le sue gesta. Per cui noi abbiamo in questa, come dire, morte gloriosa, morte in battaglia, una grande riuscita di tipo politico. Ecco, il discorso probabilmente qui meriterebbe di andare molto, molto più in profondità, e tuttavia credo che ci sia una verità profonda che ha a che fare con le dimensioni veramente più basilari dell'essere umano, il parlare e il morire. Non mi ricordo più qual era l'altra parte della domanda, mi ero rimasto preso. Se vuoi riprenderlo, ben volentieri. Riguardava il fatto che quindi se la parola che esorcizza, che dà senso alla morte, è quella che costituisce la comunità, sì, cominciano i problemi, perché c'è un altro gruppo che ha trovato un'altra parola. Ah, certo. Eh sì, e la conflittualità indubbiamente farà parte di questa dimensione della politica, indubbiamente, sì. Dopo questa parte bellissima sulla morte, riplano un attimo su questioni molto più terrene e poi magari lasciamo che il pubblico faccia delle domande, perché mi sembra che i temi grossi li abbiamo affrontati. Non so se sono io che mi sbaglio, ma avverto, così almeno mi pare, che di fronte a tanto, mi scuso per prima, ho citato questo libro, ma vorrei che fosse chiaro che non è che né Di Battista né il Movimento 5 Stelle sono le uniche cause di cattiva politica in questo paese. La cattiva politica ha una storia lunghissima in questo paese, lo scollamento tra la classe, tra l'elite, tra la classe dirigente e il popolo è colpa dell'elite, ok? E questo è un problema grossissimo che dobbiamo risolvere, quindi non volevo semplificare delle faccende che sono complesse. Era più che altro una questione di linguaggio, no? Cioè fare dello sport, del politicamente scorretto la bandiera non mi sembra che porti molto lontano. Proprio in questa crisi, in un certo senso, però, della politica, una crisi che coinvolge la politica un po' da tutte le parti, ma non lo so se mi sbaglio, te lo chiedo, io avverto
soprattutto nel mondo cattolico, forse la spinta più forte, o magari per primi, insomma, mi sembra che sono quelli che in qualche modo, del resto vi dico, cioè, anche all'interno della sinistra, il mondo cattolico era un mondo fortemente attrezzato, molto preparato, come dire, con una formazione solida, e però avverto che in qualche modo, se c'è qualche impulso di uscita da questa situazione di impasse, in qualche modo arriva anche e soprattutto dal mondo cattolico. Addirittura mi sembra che ci sia a livello collettivo una specie quasi di invocazione che i cattolici riuniscano le file, no, le fila, e tornino seriamente a fare politica. Allora, la prima cosa che vi chiedo è se questa impressione è un mio delirio, o se all'interno del mondo cattolico questa è una priorità, no? Cioè quello in qualche modo di rientrare ad occuparsi seriamente di politica. E dall'altra, però, ti chiedo anche cosa pensi di questo eventuale rinnovato ruolo del cattolicesimo in politica. No, io credo che ci sia del vero in questo, anzi so che c'è del vero in questo. Al tempo stesso si tratta del come e del perché. Non si tratta certo di rinnovare o di pensare, che mi sembra una pura follia, la presenza dei cattolici in politica come c'è già stata. Altro è il fatto che una formazione cristiana, cattolica, una persona, come dire, che convintamente cerca di vivere una spiritualità cristiana, questo possa, dico possa, non è affatto detto, non c'è mai niente di scontato, ma possa indubbiamente aiutarlo ad affrontare quelle sfide che l'impatto con la politica gli presenterà. Quando Max Weber parla delle seduzioni diaboliche o qualcosa del genere che chi è impegnato in politica incontrerà, la tentazione del potere, la corruzione, il cedere alle seduzioni dalle più facili e banali, da corruzione ad altre, la tentazione della vanità, che lui sottolinea con forza, a cui il politico è sottomesso. Una spiritualità praticata, vissuta nel concreto dell'esistenza, io penso che possa forgiare una certa tempra umana. Vale a dire una persona che, per usare ancora le espressioni di Max Weber, è capace da un lato di convinzioni, dunque di una fede, di una passione, ma anche di una responsabilità, di una razionalità. C'è bisogno di passione, lui dice, e di discernimento, e c'è sempre bisogno di una fede, di un convincimento. La causa può essere la libertà di un popolo, i diritti di una minoranza, possono essere tante le cause, ma questa indubbiamente ci deve essere, deve essere una fede, una causa che ti avvince e ti convince, ma vi deve essere anche questa dimensione di responsabilità che ti obbliga poi a fare i conti con la realtà, a misurare le tue azioni, a ponderare le eventuali conseguenze che possono avere, e così via. Ecco, questo a me sembra che, come dire, debba essere messo in conto. Una persona che ha una formazione, ripeto, vissuta a livello pratico, a livello esistenziale, del lavoro ascetico, e attenzione, quando uso il termine ascetico non penso a chissà quali strane mortificazioni, l'ascesi non ha nulla a che fare con la mortificazione, l'ascesi è la scelta perenne dell'essenziale, l'ascesi è il discernere ciò che è veramente essenziale e cercare di perseguirlo. Ebbene, uno che cerchi di mettere in atto questa ascetica può forse essere meglio armato per attraversare il campo minato della politica. E lì forse si giunge a un altro aspetto. Forse
una educazione, una formazione che abbia avuto un certo rigore, una certa serietà anche dal punto di vista di una spiritualità vissuta, incarnata, cristiana, cattolica, ebbene può forgiare una certa tempra d'uomo. Domanda: qual è la qualità umana delle persone che sono impegnate nella, che hanno la, la responsabilità della cosa pubblica? Qual è la qualità umana dei personaggi che ci troviamo a vedere governare, dal presidente Mattarella a tanti altri che vediamo? Questa è una domanda che ci possiamo porre e che secondo me non è affatto banale. C'è anche Hammarskjöld. Ma c'è Hammarskjöld, c'è Gandhi, c'è la Pira, ce ne sono un'infinità di personaggi. Da Hammarskjöld trovava negli scritti dei mistici medievali la fonte del suo agire, come che come si chiama? Presidente generale dell'ONU, come si dice? Segretario generale dell'ONU. Certo.